come dicevo, le domande sono poi nel dibattito finale, mezz'oretta circa. Ora abbiamo la terza e ultima relazione del Piero Ferrero. Io qui leggo da un suo sintetico curriculum, che lui non sa che lo trova, adesso si può perché non si vuole. Non si sente? Ok. Allora, da questo breve CV di Piero Ferrero leggo che ha trascorso la sua infanzia in un piccolo paese del Cuneese durante il periodo dello sfollamento e le scene di guerra a cui ha assistito si sono impresse nella sua mente di bambino. Forse lì si è maturato quel senso del bene e quel senso del male che hanno caratterizzato tutta la sua opera di ricerca nella vita di persona e di professionista. Si è formato come psicoterapeuta alla scuola di due psicoanalisti importanti che hanno segnato la storia del pensiero psicoanalitico umanistico, Giovanni Carlo Zapparoli di Milano e Johannes Camerius di Friburgo, a cui è molto debitore. Ora è residente, non è più a Torino, risiede in Trentino Alto Adige e lui dice nel suo CV che è un'occasione per coniugare la temperanza piemontese con la perseveranza Trento-Alto Adige. Quindi ringrazio Piero per essere qui con noi. Nella cartellina che avete ricevuto c'è una brochure di un'associazione, Gli Amici, che Piero ha fondato circa 12-13 anni fa. 1982. Ah, ho sbagliato. 82, quindi siamo a 32 anni fa. E se vuoi dirci qualche cosa ci può essere. Grande interesse. Grazie Piero. Sì, in questa associazione devo schiacciare qualcosa. In questa associazione potete leggere in questa brochure, ne sono consulente, che il proposito degli amici è quello di diffondere un pensiero che vuole portare a conoscenza di persone che sono interessate il funzionamento della mente umana, partendo dal punto di vista che più sappiamo e meno abbiamo possibilità di sbagliare. È bello quell'adagio evangelico, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma io sinceramente preferisco non dover perdonare troppo e sapere invece un po' di più. Roberto mi ha invitato a questo seminario, io mi sento come, dopo tanto sapere che ho sentito finora, mi sento francamente come un montanaro delle valli piemontesi o trentine che arriva qui con gli zoccoli, quindi mi perdonerete perché il mio linguaggio è un linguaggio, spero, molto molto semplice, non mi servo di mezzi informatici ai quali sono un pochettino refrattario, ma capite che con questo colore dei capelli era quasi inevitabile che finisse così. Sì, ho una laurea, una specializzazione, eccetera, ma io continuo a pensare che la laurea in 45 anni di professione me l'hanno data i miei pazienti, le persone che soffrono nei conflitti. Questo intervento io l'ho cambiato 3 volte in una settimana, e Roberto ne sa qualche cosa. Prima pensavo in un modo, poi ho detto Roberto no, da quello che vedo, dagli abstract, dalle slide che ha mandato la professoressa, dico no, qui bisogna farlo in un altro modo, insomma sono arrivato alla conclusione di leggervi, è molto noioso sentire uno che legge, però insomma non la farò troppo lunga, penso che la leggerò in 5, 6, 7 minuti e poi lo commenteremo insieme se volete. Questa pagina che proviene da Enrico Peiretti di
detto bene, Spanigrico, vero il nome, ecco, che mi pare sia anche amico di Giorgio Gallo, no? E che quasi quasi ce la faceva essere qui stasera, poi un impegno, poi gliel'ho impedito, mi dispiace, l'avrei conosciuto molto, molto volentieri. Una pagina che mi sentirei di sottoscrivere dalla prima all'ultima riga, e che curiosamente che mi ha fornito Alessandro Spagna all'inizio della settimana, ecco perché ho cambiato costantemente il mio programma, perché combinazione vuole che porta una situazione del tutto analoga a un'altra che ho vissuto anch'io in prima persona, cambiavano solo le parti. Citava prima Roberto quella parte in cui io bambino mi trovavo in questo paesino del Cuneese, che è stato poi il centro della lotta partigiana, e un'immagine che non si è mai più tolta dalla mia mente e che mi accompagnerà certamente fino all'ultimo dei miei giorni è stato quando, bambino di 5 anni, mi affaccio alla finestra di casa mia, guardo sulla piazza e vedo tre persone che conoscevo bene: il parrucchiere, il panettiere e il capostazione, partigiani presi dai tedeschi e con una esecuzione molto rapida e sommaria, che sarà durata 5 minuti a dire tanto, viene sparato loro e vedo, ho visto questi tre corpi di questi tre uomini, padri di famiglia tutti e tre, cadere a terra. Qui ci sono molti giovani che non possono comprendere queste cose, e forse anche una loro fortuna, ma queste immagini non si levano più dalla testa, non si levano più dalla mente. E qui Enrico Pegretti evoca una situazione di questo genere, semplicemente invertita per i personaggi, perché nella mia memoria erano tre partigiani uccisi da tre tedeschi, qui sono tre tedeschi uccisi da tre civili italiani. Vi leggo questa parte, mi auguro di non essere noioso, ma credete che mi ha molto molto colpito. Proviene da un libro, Storie di resistenza alla guerra. Come altri della mia età, Pegretti, se ho ben compreso, ha 4 anni più di me, come altri della mia età io ho visto uccidere prima che morire di morte naturale. Solo in guerra i figli muoiono prima dei genitori, in tempo di pace muoiono prima i genitori e poi i figli. L'unico episodio di sangue a cui mi trovai presente da bambino durante la guerra cresce di significato nella mia memoria. Erano tre nemici, soldati dell'esercito tedesco che aveva occupato anche il nostro paese, aveva compiuto violenze sui civili e omicidi gratuiti, aveva deportato cittadini inermi, fatto stragi di cui già si sapeva. Quei tre uomini avevano perso il contatto con i loro reparti, sconfitti e fuggitivi, erano ormai disarmati e inoffensivi. Catturati, passavano ora sotto le nostre finestre, circondati da uomini armati, col capo chino di chissà che va a morire. Ero un bambino di 9 anni, ma capivo i loro sentimenti. Li vedo ancora, dopo 60 anni con la morte sul capo, camminare i loro ultimi passi verso la piazza del paese e verso la morte. Sono tornato recentemente su quella piazza e tutta la presenza di quel ricordo è venuta per l'ennesima volta con la forza profonda di un giusto appello che chiede di essere ritrasmesso. Anche questo curiosamente è qualcosa di analogo a quello che ho fatto io, e una persona che anche qui presente mi ha accompagnato proprio 3 domeniche fa in questo paese, perché ho sentito proprio una sorta di bisogno, era proprio un bisogno di rivedere quel muro dove avevo visto cadere quei tre uomini. È stata un'impressione enorme, enorme. Era finita la guerra. La presenza di un ospedale militare tedesco aveva protetto dalle bombe il paese in cui eravamo, Bagnoni, Lunigiana, paese nativo di mia madre Luisa.
C'erano state alcune scaramucce nei dintorni, non grossi fatti di guerra, gli anglo-americani non erano ancora arrivati, in paese non c'era alcuna autorità costituita, sulla piazza il parroco. Don Aurelio Filippi riuscì a far sospendere l'esecuzione dei 3 soldati tedeschi e fece appello al popolo presente, unica autorità, chiedendo che alzasse la mano chi approvava la loro fucilazione. Il rapporto della popolazione con gli occupanti tedeschi non era certo stato tranquillo. L'ospedale aveva protetto il paese, sì, e anche curato la popolazione, ma c'erano pure stati rastrellamenti degli uomini. Nel luglio 1944 furono quasi tutti, dai 14 ai 60 anni, anche i medici e i preti. C'erano stati episodi atroci, una madre era andata a richiedere il suo ragazzo 14enne, i tedeschi avevano finto di accontentarlo, avevano accompagnato entrambi verso casa, poi, mandata avanti la madre, gli avevano ammazzato il ragazzo sulla strada. In alcuni casi avevano sparato a donne al lavoro nei campi, un giovane studente di nome Botero, che veniva in casa nostra a dare lezioni di matematica a una mia cugina liceale, accusato di contatti con i partigiani, era stato torturato dai tedeschi, spallottato in moto carrozzetta da una frazione all'altra, infine fucilato davanti alla gente nella frazione di Lusana. Credo proprio che in quel popolo in piazza nessuno conoscesse il concetto di non violenza, né avesse letto Gandhi, che era già edito in italiano, probabilmente nemmeno il padre. Molti avranno pensato al perdono cristiano, altri al fatto che la fine della guerra faceva finire l'orrenda necessità o spinta a uccidere. Col passare del tempo mi cresce nella memoria, tra i personaggi del triste episodio, quella gente di paese che in tutta semplicità, non alzando la mano, alza tutta se stessa al di sopra della vendetta, del sangue per sangue. Amo registrare questo fatto a onore del paese di mia madre e di tanti simili comportamenti dimenticati. Il capo imprecò, definendo pecoroni bagnonesi, e ordinò il fuoco. Una donna della banda diede ai 3 il colpo di grazia. Da casa nostra, a breve distanza, sentimmo le raffiche. In questa casa, qualche mese prima, i miei avevano aiutato un bersagliere repubblichino a disertare e a passare dalla parte dei partigiani. Le donne in casa piangevano, noi bambini, ammutoliti, mettevamo in cuore queste cose senza ancora sapere che le avremmo ricordate per sempre. Vidi tornare i 3 uccisi. Dopo pochi minuti, ammucchiati come sacchi su un carretto tirato da un asino, rossi di sangue, che colava ancora sulle lastre di pietra della strada centrale del paese. Li ho sempre davanti agli occhi. Ho impresso nel ricordo il contrasto impensabile tra quell'asino in cammino, vivo, la poca gente attorno, e quei 3 poveri uccisi. Venivano portati nel cimitero di guerra tedesco, sotto i castagni, accanto a quello civile, a monte del paese. Ho una fotografia di quel cimitero, grigio come le divise tedesche, scattata nel 1953, prima che tutte le salme, una dopo l'altra, fossero riportate in Germania. Né allora, né da testimonianze successivi, mi è mai risultato che i 3 tedeschi uccisi fossero personalmente accusati di crimini. Qui c'è la frase che io considero centrale di questa pagina. Centrale, infatti me la sono segnata in eretto. Furono uccisi in quanto nemici. Furono uccisi in quanto nemici. Mi servirà questo per ciò che vi dirò fra poco.
per vendetta impersonale, oggettiva. Ma se anche fossero stati molto colpevoli, era ormai l'ora di smettere. Furono uccisi quando la furia doveva finire. Anche se fossero stati Caino, che Dio protegge anche più di Abele, il loro sangue sparso a terra grida da quella piazza e da quella via di paese lastricata di pietre e da ogni angolo della terra. So bene che la guerra partigiana aveva grandi ragioni, e se racconto questo episodio non è certo per disconoscere né per fare uguali tutte le parti e tutte le violenze, come oggi qualcuno fa insensatamente. Sappiamo che allora non c'era una cultura della non violenza, anche se molta parte della resistenza fu condotta nello spirito e con i mezzi della non violenza attiva. So bene che se mai ci fu una guerra giustificabile, questa è stata la resistenza al nazifascismo. So anche però che la causa più giusta, difesa con violenza omicida, ne viene facilmente snaturata e rischia di diventare irriconoscibile e irraggiungibile. Proprio una guerra giusta dimostra l'ingiustificabilità della guerra. L'arma trascina l'uomo alla brutalità gratuita, rende ingiusto e più difficile il cammino verso lo scopo giusto. Termino con due frasi riportate da due filosofi, dal nostro amico Enrico Peiretti. Pascal: è necessario uccidere per impedire che ci siano malvagi, ma ciò è farne due invece che uno. Kant: la guerra è un male perché fa più malvagi di quanti ne toglie di mezzo. Ringrazio l'amico Peiretti e ringrazio anche Spagna che mi ha messo a conoscenza di queste pagine, di questa pagina. Dove voglio arrivare servendomi di questo? Che questo me lo fa dire: abbiate pazienza, solo un po' di esperienza, non i libri, non le cose che ho letto, ma le cose che ho vissuto e nelle quali sono stato direttamente coinvolto. È un errore che facciamo in tutta, forse non piena consapevolezza, per carità, non ne siamo minimamente responsabili, colpevoli, men che mai. Ma è un errore, a mio avviso, dividere l'amico dal nemico, il bene dal male. Mi perdoni la professoressa Tadeo, le chiedo di far vedere, ecco questo. Ecco, queste sono le immagini, mi perdoni, abbia pazienza, glielo dico da vecchio 75enne quasi, che io non vorrei vedere. Perché non le vorrei vedere queste cose? Perché queste sono delle scotomizzazioni, delle spaccature. No, 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 no. Noi siamo un composito, siamo un composito. Poi lei si difenderà dopo, naturalmente, di bene e di male. Io sono un composito di bene e di male. La persona che è davanti a me è un composito di bene e di male. Allora, io stavo pensando, te l'ho scritto mi pare in una mail lunedì, io parlo dei giovani universitari, qui non tutti sono giovani, non tutti universitari, ma molti sì, ingegneri. Domani vi troverete in posti di lavoro dove se c'è contesto umano, come c'è ovunque, dietro le macchine ci sono gli uomini e ci saranno sicuramente dei conflitti, ci saranno sicuramente degli antagonismi. Invito proprio caldamente a evitare la divisione fra quelli che hanno ragione e quelli che hanno torto.
quelli che sono violenti e quelli che invece vogliono l'armonia. Noi vogliamo la violenza e l'armonia tutti quanti, insieme, in questo coacervo molto complesso. Gallo prima, l'amico Gallo, ci parlava di questa enorme complessità, no? E che in fondo ha poi anche visto la professoressa Taddeo quando ci ha presentato questo mondo così ampio, così esteso. Non facciamo di queste divisioni, non facciamo di queste spaccature, ma conteniamo. Chi mi conosce più da vicino, in questa sala ci sono alcune persone che mi conoscono abbastanza da vicino, lo sanno che io parlo sempre di contenimento. Contenere entrambe queste parti insieme, in un unicum. Evitare cioè quegli atteggiamenti che definisco di simmetria, che come diceva giustamente Pascal, è necessario uccidere per impedire che ci siano malvagi, ma ciò è farne due invece di uno. La capacità di un genitore, la capacità di un leader d'azienda, qual è? Non è quella di distinguere chi ha ragione e chi ha torto, chi è dalla parte del bene, chi è dalla parte del male. Non credo che sia questa la strada. La strada è quella invece di contenere entrambi le parti, sapendo che c'è bene e male compenetrati insieme dall'una e dall'altra parte. Ci sono stati partigiani che hanno commesso delitti efferati, ci sono stati tedeschi che hanno curato, ci si sono prodigati famiglie tedesche per i nostri soldati italiani in Germania. Ci sono tedeschi che hanno compiuto degli atti efferati e ci sono partigiani che hanno salvato dei paesi. Andiamo verso questo atteggiamento. Per conto mio la pace è questo: contenere la conflittualità. Certo, me ne rendo conto, richiede una forza morale interiore molto grande. Io ho un po' cercato di conquistarmela attraverso tanti anni di esperienza, sono un privilegiato, sono un fortunato perché sono stato a contatto con la sofferenza per così tanto tempo e quindi l'ho vista proprio toccata, direi, con le mani. Certo, richiede autorevolezza. Richiede una profonda sicurezza interiore che ci fa sentire l'altro. Sono stato molto contento che Giorgio Gallo abbia dato questa importanza a questo articolo, L'ascolto, no? Dove mi dicevi che hai apprezzato, credo, il fatto di trovare questa capacità interiore di ascoltare, cioè di mettere l'altro dentro, l'altro con tutto quello che c'ha di buono e di cattivo insieme. Vi do un piccolo cenno autobiografico e poi chiudo, sono ancora nei 30 minuti. Tutti credono che lo psicoterapeuta si occupa e lavora, elabora le emozioni del paziente. No, non è così. Lo psicoterapeuta lavora sulle emozioni che contrastanti, conflittuali, che il paziente porta dentro di lui stesso, terapeuta. Io non me la devo vedere col paziente, me la devo vedere con tutto ciò che il paziente provoca e porta dentro di me. E la ragione per cui noi psicoterapeuti facciamo un lungo percorso di analisi, la mia analisi è durata 7 anni,
avuto la fortuna di farla con Giovanni Carlo Zapparoli, che Roberto prima citava, che è stato veramente un grande maestro al quale sono veramente tanto tanto riconoscente, mancato 3 anni fa. Questa esperienza mi ha portato sempre più a rendermi conto che io trattavo ciò che avveniva e che avviene dentro di me mentre mi trovo davanti al paziente, ai miei contrasti, dove da una parte posso anche volergli bene, ma dall'altra parte posso anche non tollerarlo, non sopportarlo. E non sapete in quante circostanze io mi sono trovato a fare i conti con questa mia realtà interiore, ed è lì che ho incominciato a capire come io potevo essere di aiuto, cercando il più possibile di contenere insieme e l'una e l'altra parte, e l'empatia, di cui parlava Carlo prima, e l'empatia, e quindi quel sentimento che mi fa andare verso, ma anche l'intolleranza, l'insofferenza, che sono costantemente presenti dentro la mente di uno psicoterapeuta, vorrei dire nella mente di un genitore, nella mente di un dirigente d'azienda, quando si trova in queste difficoltà, in cui ci sono forse dei dipendenti per i quali si sente vicino, capito, partecipe, ci sono degli altri emeriti rompiscatole, e trattare queste parti insieme, non proiettandole, non scindendole, ma cercando di contenere l'una come l'altra. E questo vi posso dire che è stato un esercizio per parte mia molto lungo, che si è svolto prima di tutto attraverso i miei 7 anni di analisi. Poi vi dico, e con questo concludo, la più bella cosa che forse ho sentito durante la mia analisi è stato il congedo. Ricordo ancora il compianto Zapparoli che mi dice: Ferrero, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo costituito un buon team noi due, abbiamo fatto, visto tante cose, il resto lo aiuteranno a capirle i suoi pazienti. E sapeste quanto è vero. Vi ringrazio. Bene, grazie. Grazie molto Piero. Abbiamo 15-20 minuti circa per domande, dibattito, punti di vista. Maria Rosaria, forse vuoi partecipare, dire qualche cosa, complemento delle cose di Piero, non so. Penso che non sia necessario il microfono, comunque se c'è bisogno questo è disponibile. Se ci presentiamo, quindi ci presentiamo. Io mi chiamo Luca Giusti, vengo da Genova e lavoro qua a Torino, partecipo al lavoro del Centro Sereno Regis e vi porto anzi i saluti di Nanni Saglio, che voleva esserci questa sera, non è riuscito anche lui, come Enrico Piretti, che anche Enrico è membro del Centro Sereno Regis. E aggiungiamo anche quelli di Angela Dogliò, che appunto è impegnata al Centro Sereno Regis, ma ha detto di salutare tanto il professor Gallo. Mi diceva Nanni che è molto contento di questa occasione, perché appunto un momento in cui chi opera proprio nella scienza si confronta con chi studia la peace research è uno dei nodi, quello di far penetrare nel sistema della ricerca scientifica, che poi è quello che anima il sistema industriale e militare della ricerca, è essenziale. Quindi c'era molta
soddisfazione di questa occasione e vi voleva ringraziare. E questo anche perché anche nel centro Sereno Regge stiamo cercando di approfondire da qualche tempo con una certa attenzione queste dinamiche del digitale. In questo senso ho trovato davvero interessante la relazione della dottoressa Taddei con questo tentativo di fondazione anche di nuovi concetti. In particolare sabato scorso ero da Nanni e leggevamo un articolo di Jaron Lanier, non so se lo conoscete, pubblicato su Science, in cui faceva degli scenari di cyber war e di uso dei droni e la domanda che veniva spontanea era come si adattano le analisi della pace a degli scenari di questo tipo. Ad esempio, sembra davvero questo digital blurring di cui parlava chiedere di approfondire ancora meglio la differenza tra violenza diretta e violenza strutturale. Immediatamente nasce una domanda: ma un drone mandato, messo in azione da un alert su un sistema di analisi su dei big data, quindi una procedura totalmente automatica basata su dei modelli che scatena un drone che va a fare un'azione militare, è violenza diretta o violenza strutturale? Nel senso, provoca violenza diretta immediatamente, ma come provoca violenza diretta un'operazione di borsa che fa andare in fallimento un paese? Quindi contemporaneamente l'analisi non violenta, che ha sempre chiarito molto bene questi tre livelli di violenza diretta, violenza strutturale, violenza culturale, è interessatissima a queste dinamiche. Infatti appunto il Centro Sereno Regge sta cercando di lavorare sul peace journalism, sul cinema, quindi su questa fusione dei piani della violenza, la violenza a livello comunicativo e a livello anche informativo. La proposta che mi sembra facesse la dottoressa Taddei mi sembra che sia la stessa. Quando si dice cyber peace warfare, cioè quindi un'idea di guerra giusta che chiaramente nella nostra area non viene condivisa, ma che un paese è legittimato a voler costruire, la guerra giusta va sviluppata come strategia proattiva in tempo di pace, mi sembra di aver capito. Quindi per riuscire a rendere le reti dei sistemi più sicuri, si deve fare in modo che le reti siano sistemi di relazioni reali, immagino si voglia anche un po' dire questo. Invece quello che stiamo vedendo in questi anni è che le reti stanno diventando sempre più un terreno confuso in cui si mescolano relazioni reali con relazioni di altro tipo, totalmente orientate al marketing e quindi una esplosione quantitativa di relazioni di scambi, ma non orientate al non orientate. Ecco, in questo senso io vorrei chiedere alla dottoressa se ci può spiegare meglio questo concetto di commons, perché se ho capito bene la tragedia dei commons, cioè di intendere e quindi un iperutilizzo, se intende qualcosa che ha a che fare anche con l'overflow informativo e quindi con un qualche con quello che stiamo vedendo, cioè internet sta diventando uno strumento di invasione e del nostro tempo, e quindi anche ecco, quindi la risposta, per esempio uno studioso come Gert Loving dice non creiamo dicotomie, non creiamo apocalittici integrati, propone il modello di critic networks, cioè quindi esperienze di reti critiche, quindi che sono consapevoli dei limiti della rete e cercano di fare esperienze, potremmo dire, di reti civiche. Cioè, per esempio, ecco, io ricordo che la dimensione del commons, i beni comuni, alla sua origine era una dimensione civica, cioè aveva dentro di sé i limiti anche territoriali, quindi non era ad espansività illimitata. E quindi ecco, chiedo se la via d'uscita
è quella di costruire da subito esperienze di network critici con dei limiti precisi, con la relazionalità reale al centro. E in questo caso noi, nella nostra esperienza di ricerca non violenta, era il modello della difesa popolare non violenta come alternativa alla difesa armata, agli eserciti. Cioè, quindi si diceva, come invece che preoccuparsi della risposta simmetrica all'invasione, lavoriamo in tempo di pace a costruire delle reti di relazioni tali che i territori siano difficilmente espugnabili, allo stesso modo che le reti siano difficilmente espugnabili. Non facciamoci portare via con questa ossessione della sicurezza, ma costruiamo reti intrinsecamente sicure. È bello che internet fosse nata come un'architettura tecnologica proprio per essere capace di rispondere a una guerra nucleare, no? Lo stesso modello dell'ipertesto era nato dall'esperienza del progetto Manhattan come di nuovo. Quindi dentro la cultura della rete c'è questa. Poi per un qualche motivo, stranamente, va, come avviene spesso per la scienza, qui da una deriva che scappa un po' di mano. Ecco, quindi chiedo cosa intenda come politica di cyber peace, che io chiamo cyber non violence. Per me è cyber non violence. Prendo un attimo l'occasione per... Cioè, mi sentite? Sì. Per chiarire, non c'è bisogno che mi difenda, perché non è un... Però è necessario chiarire, avere una precisa mappa di quelle che sono le discipline. Lei parla di pace e conflitti dal punto di vista psicologico, si confronta con gli esseri umani. Io non potrei essere, come dire, in accordo maggiore con quello che lei dice, ma quella è una storia di filosofia. Noi parliamo di concetti, di cose assolute, normative. Quello è l'archetipo dal quale poi possiamo scendere alla psicologia, alla sociologia, tutte le altre cose. Ma quella è filosofia. Non vuol dire che le due cose debbano essere le stesse nell'ambito della psicologia o della sociologia, ma quella è un'analisi filosofica. Quindi quando si considera quella slide bisogna considerarla come ambito della disciplina. E invece per la domanda sulla cyber governance, c'è un sacco di informazione nel suo commento. Io sono sempre un po' scettica quando si parla in generale, in termini sia positivi sia negativi, di internet o della cybersfera, perché si tende a dimenticare che è un'opportunità grandissima, che l'accesso alle informazioni che abbiamo oggi è qualcosa di completamente nuovo, unprecedented, direbbero gli inglesi, e che apre possibilità infinite. Quindi quando si parla di limiti della cybersfera mi sento immediatamente in una posizione critica, così come lo sono per quelli che, come dice lei, stressano o evidenziano gli aspetti della sicurezza come la priorità. In quella delle slide che ho mostrato, la sicurezza è proprio il motivo per cui la pace è messa all'apice della piramide, è proprio quello, perché è fatto in maniera tale da voler mettere in evidenza la necessità e l'utilità dei contatti e delle relazioni reali, come diceva lei. La sicurezza è uno strumento per favorire il fiorire e il diffondersi di queste relazioni. Quindi ha ragione quando dice che la sicurezza diventa una retorica imperante. Come poi le reti debbano essere gestite per garantire la sicurezza in maniera implicita, ma creando una sicurezza che non sia soffocante, e questo rimane un po' ai ingegneri, ai computer scientist. È importante però ricordare nel progettare le reti che queste sono uno strumento funzionale allo sviluppo del well-being, dell'ambiente stesso informazionale e degli esseri umani. Quindi filosoficamente o da un punto di vista etico io mi sentirei di metterla così, insomma, che nella progettazione bisognerebbe considerare la rete uno strumento per il benessere individuale della società e dell'ambiente stesso, e non come un'area di mercato in cui la sicurezza è fondamentale per come strumento al profitto, allo sviluppo economico. Quindi una visione un po' più umanistica, forse, in questo senso. Yes. Buonasera a tutti. Davide Zileri, dottorando in psicologia sociale.
Innanzitutto la ringrazio perché il concetto di Southern Peace ci permette innanzitutto di uscire da una prospettiva polemologica, quindi di uscire solo dal conflitto per vedere anche quello che sta dall'altra parte. Però in effetti anch'io ho un dubbio che sottopongo, due essenzialmente. Il primo è che da un punto di vista puramente filosofico rischi di fare lo stesso errore che fece il pacifismo alla fine dell'Ottocento, cioè quello di occuparsi solo di disegnare solo una bellissima utopia. Questo è il primo pericolo che vedo. Il secondo è una dinamica, una linea di analisi che è trasversale in questo grafico, quasi un equatore di quel cerchio, che è l'analisi del potere, cioè come le relazioni di potere, che sono tanto da una parte come dall'altra, e che secondo me sono una variabile importantissima, quindi come possiamo considerarle? Grazie. Grazie mille. E, tutto questo discorso sulla cyber peace, cyber warfare, si incastona in un'analisi un po' più grande, che è quella sulle gestione delle società contemporanee, e la parte delle relazioni di potere che apre una finestra su un ambito molto più cinico e molto meno idealizzabile, diciamo, fa da cornice, quindi hai visto bene, insomma, c'è un background che non è considerato in questa cosa. E sicuramente la visione che propongo non è idealistica, non è idealizzata, e quindi il cinismo, il pragmatismo della politica di fatto o delle relazioni sociali è all'origine, o comunque è, se non all'origine, un po' sfondo di questa analisi. E per quanto riguarda l'idealismo, mi sento di dire che purtroppo non è una teoria da Tommaso Campanella, non è una teoria utopica, mi sarebbe piaciuto averne una, ecco. Però non è così, perché tutte queste analisi sono in realtà volte a creare un fondamento per policy e per modi di gestione delle reti stesse. Siccome ho la fortuna di non dovermi occupare di cose pragmatiche, posso provare a definire le teorie che siano tese a ideali o a parametri etici, nel senso di connotati o basati su principi etici, quindi guardano al meglio, non sono analisi descrittive della realtà, sono analisi normative, cioè in quanto analisi filosofica non è un'analisi che descrive lo status, ma è un'analisi che descrive lo stato che dovrebbe esserci nel migliore del mondo possibile. Quindi in questo senso sì, ma è comunque profondamente accurata sulle necessità di policy e di gestione contemporanea, quindi possibilmente dovrebbe sfuggire al rischio di un'idealizzazione. Non so se... Io volevo rivolgere una domanda al professor Gallo, al professor Ferrere. Sì, Massimo Durante dell'Università di Torino, collaboro appunto con Nexa, mi interesso ai temi dell'informatica, della cyber war, cyber peace, ma in realtà in una precedente vita ho studiato per un sacco di tempo Levinas. E quindi ero interessatissimo a questo riferimento, perché ho trovato sia quel riferimento sia la lezione dello psicologo Ferrero levinassiano sotto vari rispetti. Però ho una domanda, perché il suo intervento è cominciato con Buber e terminato con Levinas. Levinas era un grande ammiratore di Buber, grandissimo ammiratore di Buber, ha scritto su Buber, lo ha pubblicamente ringraziato, perché la struttura relazionale dell'io-tu è fondamentale per la filosofia levinassiana. Però la relazione concepita da Buber e la relazione concepita da Levinas sono concepite su un fondamento che è opposto, perché per Buber la relazione io-tu è fondata sulla reciprocità, per Levinas la relazione in quanto relazione etica è fondata sulla non reciprocità. Allora, intanto mi interessava sapere se dal suo punto di vista il suo concetto di relazione va più nella direzione buberiana della reciprocità, nella quale Levinas rimane un po' sospettoso, perché alla fine se la relazione è reciproca la relazione diventa terza rispetto ai due, e quindi i due finiscono per essere contenuti nella relazione stessa, laddove invece per Levinas il pregio della relazione etica è di mantenere la presenza di altri sempre al di fuori della relazione, che tende verso l'altro ma non lo raggiunge, non lo attinge mai completamente. E credo che la relazione del professor Ferrero sia levinassiana nel senso profondo del termine, cioè può essere utilizzata come profonda comprensione di Levinas,
perché il secondo Levinas, quello di Altrimenti che essere del 74, un po' diverso dal Levinas del 61 di Totalità e Infinito, ci dice, c'è questa meravigliosa espressione, l'altro nel medesimo, e fondamentalmente quello che ci dice è che noi non incontreremo mai l'altro nella realtà empirica fuori di noi se non incontriamo l'altro che è dentro di noi. Allora, se non riconosciamo questa divisione che ci attraversa e che è costitutiva per Levinas della soggettività del soggetto, non incontreremo mai quell'altro che in qualche modo è fuori di noi. E lui porta così lontano questa dimensione da dire: attenzione, questa relazione tra me e l'altro, l'altro che è costitutivo di me stesso, non è una relazione reciproca, perché io l'altro debbo di più di quanto l'altro non debba a me. Perché se io non concepisco l'altro in questi termini, come quell'interpello e quella domanda che mi mette in crisi, l'eticità della relazione nemmeno sorge. La giustizia, dice Levinas, sorge quando qualcuno mi chiede di rendere conto. E in questo rendere conto io mi espongo all'altro. E in questa esposizione all'altro che attraversa me stesso, che è già dentro di me, allora lì mi riconosco come un soggetto responsabile, cioè che risponde all'appello. Grazie, molto. Sei stato interpellato prima. Prima io mi sono fatto volentieri. Sì, no, io vorrei chiarire, non sono un filosofo, sono estremamente ignorante, eccetera. Erano più delle suggestioni, non mi sembrava importante. Devo dire che queste suggestioni vanno nella direzione seconda più che prima. Perché il punto è, io mi trovo di fronte a una realtà. Sto esaminando, sto analizzando, sto discutendo quello che accade, per esempio in un conflitto, in una guerra, eccetera. E poi questo è un accenno, forse dovremmo distinguere, si sente? Distinguere guerra e conflitto. Abbiamo usato in maniera un po', diciamo, confondendo forse un pochettino, cioè indifferenziando, invece sono cose estremamente diverse, anche se hanno dei contatti. Paul Valéry aveva questa bellissima frase dove diceva che il conflitto sovradetermina sia guerra che pace. La certo. Guerra è un conflitto che mira alla distruzione e la pace è un conflitto che mira a costruire. Certo. E in realtà sì, il conflitto può essere portato a costruire. Infatti all'interno del discorso sulla pace si parla di trasformazione del conflitto, non gestione, non soluzione, ma trasformazione. Questo è il discorso. No, il problema è che io mi metto di fronte alla realtà, che appunto è il conflitto quello che è, eccetera, e devo farlo con una sorta di enorme pudore, attenzione, perché questa realtà comunque trascende, va al di là, io non sarò mai in grado di conoscerla fino in fondo. E comunque quello che conosco è influenzato dal mio linguaggio, dalla mia cultura, dalla mia storia. E allora in questo senso però mi metto in discussione, perché se io sono effettivamente convinto, capisco, e allora a questo punto nell'analizzare non posso non cambiare io stesso. In questo senso c'è un mio amico che ha appena scritto un articolo discutibile per altri versi in cui cercava di sostenere che c'è una dimensione etica in un approccio sistemico, perché porta la persona che lo usa a diventare diverso, a cambiare in qualche modo, ad essere più attento, ad essere più dolce, più tenero nel rapporto con gli altri. Ecco, in questo senso c'è qualcosa di sfuggente, quindi sarei nella seconda direzione più che nella prima. Mi piace molto. Devo dire poi altro che io Buber lo conosco per altre cose. Questa è stata una citazione, devo dire, per questo libro che io non ho letto, l'ho trovata la citazione. Io Buber lo conosco per invece alcune cose bellissime che ha scritto, ma con implicazioni preoccupanti, che sono il discorso più legato al sionismo, alla terra. Tutto il discorso sulla terra, che è terribilmente bello e terribilmente preoccupante, perché noi abbiamo praticamente trasferito, attraverso meccanismi anche religiosi, ideologici, ma non solo, pensiamo al nazionalismo, quella che è la relazione in qualcosa di materiale che è la terra. Per cui quella patria che originariamente era quello che mi collegava a quegli altri che vivono insieme a me nella città, ora diventa quel lembo di terra che non si può, neppure un centimetro di terra, dicono in questo momento i coloni in Israele e nei territori occupati, possiamo lasciare della terra promessa. Ecco, abbiamo veramente reificato qualcosa che è la relazione. Non so se risposto. Sì. Grazie.
Giorgio, Piero. Ringrazio di questo intervento perché mi porta, cercherò di essere il più breve possibile perché vedo che siamo già alle 7, quindi vedrò di essere molto sintetico. E non so se si riesce a vedere, avanzo un po', così forse si vede meglio. A proposito di relazione, allora la mia esperienza mi fa vedere questo. Mi permetto di richiamare fra i molti articoli che vedete citati in quella brochure l'articolo dell'ascolto. C'è modo di arrivare a questi articoli, Elena? Sì, abbiamo sì, qui la presidente dell'associazione degli amici, che è la professoressa Angeleri. Potete rivolgervi attraverso l'email con il nostro indirizzo elettronico e fare richiesta degli articoli che possono interessarvi. Allora, grazie. Oltre ai titoli ci sono anche degli abstract, sì, che potete consultare a richiesta. Bene. Allora, uno degli articoli in cui che mi faceva piacere che Giorgio Gallo avesse citato è l'ascolto. Cerchiamo di capire un po' che cosa capita allora nella relazione terapeutica, perché io mi intendo di questo, quindi vi porto la mia esperienza. Capita questo. Nell'ascolto io dico che fra due persone in realtà siamo in tre. Chi sono i tre? I tre sono, allora abbiamo l'io del terapeuta e abbiamo, parliamo pure di mondo inconscio, chiamiamolo perché è più semplice, così devo scrivere meno, ma non lasciamo perdere le parole tecniche. Che cosa si presuppone? Si presuppone che nella persona che sto ascoltando e che è in sofferenza, do questo per scontato come base di partenza, come assunto, l'io e l'es sono in una situazione conflittuale e confusionale. Allora, che cosa avviene? Avviene che la persona che non riesce più a discernere, quindi a distinguere bene il cognitivo dall'emotivo, dall'affettivo, e che mi porta a questa massa pulsionale, la mette in contatto, ecco perché mi sentivate dire che io lavoro sui miei stati emozionali, e si mette in contatto con questo mio mondo interno. Allora, dove sta la differenza fra me e la persona che mi sta davanti? Sta in questo: si presuppone che per esperienza, per analisi, per competenza, questo signore che si chiama terapeuta, ma potrebbe essere il genitore, potrebbe essere il dirigente d'azienda, ha una sufficiente distanza fra questa parte e questa, fra il cognitivo e l'emotivo, da poter vedere l'insieme di quello che si sta svolgendo all'interno di questa relazione. Non so se questo può esserle di chiarimento. Ecco, questa è la differenza. Qui c'è confusione, qui c'è un tentativo invece di comporre, di contenere, mi rifaccio a quello che dicevo all'inizio, di contenere e vedere che cosa avviene su questo scenario, in questo caso della seduta terapeutica, ma potrebbe anche essere una situazione diversa, che cosa avviene in questo scenario fra queste due persone. E quindi la capacità di staccarsi, io che mi stacco da me e dall'altro, ma vedo l'insieme del mio rapporto con l'altro. Quasi nessuno lo sa, ma uno dei temi di fondo di Levinas non è solo il rapporto all'alterità, ma la figura del terzo. Esattamente, il terzo. E ecco perché in questo breve articolo l'ascolto, dico che so che
chi lo legge e non ha conoscenze di questo tipo rimane molto stupito, perché dice: io parto dal punto di vista che se ascolto, ascoltiamo in due, io ascolto te. In realtà no, se le vediamo in questa chiave, siamo in tre ad ascoltare. Io che ascolto me, che ascolto l'altro e che ascolto quello che avviene nella relazione tra me e l'altro. Grazie. Abbiamo ancora due minuti per due domande. Sono Marco Baldassari e sono stato un po' confuso dall'intervento che ha fatto la dottoressa Taddeo, perché non ho capito se la pace la vede come punto di origine, cioè come causa poi di tutto il resto della relazione, mi è parso di capire così, mentre sono stato in modo molto favorevole colpito dall'intervento dello psicoterapeuta, perché in realtà anche la guerra è una relazione, una modalità di relazione, quindi noi la dobbiamo comunque includere dentro la nostra visione della cybersphere. A me in realtà fa molto paura che si parli di normazione della pace, perché una delle cose che ha fatto nascere sia il nazismo che il fascismo che il maoismo, la volontà di imporre una regolamentazione che possa andare bene per tutti, no? Quindi definire che cosa è bene, definire che cosa è male e imporlo in un modo violento, perché la violenza non è sempre cruenta, può essere anche coercizione, dove l'individuo viene calpestato da quello che è lo Stato. Rifacendosi invece ai common, vedo una naturale crescita di internet, della infosfera e della cybersphere, proprio come un'evoluzione di quei common naturali, cioè ciascuno con la propria individualità partecipava in comunità a quello che era il pubblico, la sfera pubblica, e si venivano a definire delle regole proprio perché nell'interazione ciascun individuo capiva che doveva rispettare l'altro. Quindi è proprio l'empatia, il riconoscimento dell'altro come, anche in situazioni di conflitto, non un nemico da battere, non una persona da dividere, escludere e marginalizzare, ma il comprendere che esiste un conflitto e il riuscire ad adeguare il proprio individuo, quindi la propria sfera, a darsi dei limiti, perché si riconosce la pace o si riconosce la possibilità di interagire in un modo non violento, in un modo costruttivo, come via di uscita, dandosi delle regole che limitano l'individuo, ma perché l'individuo decide di ascoltare l'altro e decide di darsi dei limiti da solo. E io in questo senso vedo prioritaria dunque non la normazione di internet, ma l'educazione di ogni singolo essere vivente sulla terra, che probabilmente dovrebbe ascoltare le pagine di chi ha vissuto quello che è l'esperienza di un conflitto degenerato poi nel reciproco, non riconoscimento, visione come nemico e purtroppo utilizzo della violenza per imporre la propria individualità o il proprio punto di vista. Ricordiamoci che l'inizio di internet nasce per iniziativa di privati, di singoli, che comunque hanno messo il meglio di sé nella logica dell'etica hacker, che è molto vicina all'etica, se vogliamo, cristiana, è molto vicina alla etica libertaria del pubblico come dono di sé, di ciascun individuo, al common,
e nel rispetto comunque di regole che sono regole che definiscono il modo etico, no? il nostro modo di comportarci, la morale, quindi che sono interiorizzate dalla società di persone che comunicano. Se noi non siamo in grado di comunicare, cioè la relazione, la comunicazione, se non siamo in grado di ascoltare l'altro, se non riconosciamo anche i bisogni dell'altro, il punto di vista dell'altro, non si avrà mai una situazione di pace, perché il conflitto è inevitabile, cioè non possiamo pensare che è ovvio che c'è sempre una via di mezzo, un modo di riconoscere l'individuo e il bene di una società che sia fondata comunque su delle regole, quindi la common law preesiste lo Stato. La common law è quella che è sentita da tutti quelli che partecipano, e gli hacker hanno cominciato a dire, invece di arrivare ciascuno di noi col nostro softwareino per fare il boot del sistema, cominciamo a scriverci delle procedure che condividiamo e le lasciamo nel cassetto. Quindi credo che il nemico da abbattere in internet, ma nel mondo, sia l'astrazione, sia quel livello, diciamo, che perde il contatto emotivo, il contatto empatico. E anche nel cyberbullismo questo sta cominciando a emergere. La difficoltà è il riconoscimento dell'altro sotto il punto di vista emotivo, emozionale, perché la comunicazione è digitale, è immediata. Quindi il rischio che io vedo è l'alienazione, cioè il rischio è di essere lontani dal punto di vista empatico, troppo astratti, troppo concettuali, e quindi si cominciano a creare quelle barriere, quelle divisioni, buoni, cattivi, io sono di qua, l'altro è di là, e oltretutto non lo sento perché non c'è la presenza. Se ci fosse già la presenza fisica probabilmente aiuterebbe. Grazie. Molte grazie. Grazie. Sentirei l'ultima domanda, per cortesia sintetica se possibile, e poi concludiamo. Io volevo fare una domanda. Ci vuole presentare? E mi chiamo Lorenzo Calcagno e sono uno studente del Politecnico di Ingegneria Energetica. Volevo farle una domanda sulle reti Onion. E qual è l'impatto che queste reti hanno sulla cybersfera e se sono sempre condannabili? E poi se è giusto che quando lei parlava del diritto di internet come diritto, se si allarga anche a questa parte del web, e qual è il rapporto del traffico informatico tra queste reti, tra le reti diciamo normali, tracciabili, e queste reti Onion? E poi se le agenzie di sicurezza riguardo la cyber warfare quanto tollerano e sfruttano queste reti? Allora, le reti Onion, ho paura di dirlo perché le reti Onion sono delle reti in cui non sono tracciabili, in quanto il segnale dell'IP viene rimbalzato da vari server in tutto il mondo e quindi non si riesce a risalire all'IP che sta navigando in quel momento, e quindi sono delle reti totalmente anonime. Grazie, penso che ci sarebbe materiale per un altro seminario, quindi chiederei a Maria Rosaria per cortesia. 45-50 minuti ce la faccio. Non ci sono risposte a priori. Allora, l'etica si divide in tante, in diverse aree. Io sono una conseguenzialista. Le cose hanno un valore etico a seconda delle conseguenze che causano. Una rete Onion in Iran o in una primavera araba è uno strumento di liberazione e di libertà. Una rete Onion in mano alla mafia palermitana è uno strumento di crimine. Non c'è un valore a priori delle cose, nella mia visione, c'è un valore a posteriori, che dipende da come le si usa. Internet nasce come uno strumento militare, ARPANET è un progetto militare degli americani, ma è diventato uno strumento di libertà e dovrebbe essere visto come uno strumento di libertà. È anche un mezzo del mercato, e quindi a volte la sicurezza
tende a essere l'unica lente alla quale guardiamo, attraverso la quale guardiamo, ma dovrebbe essere un mezzo di crescita della libertà di comunicazione tra sé e l'altro. Non posso dare un giudizio a priori, dipende dall'uso che se ne fa, per essere brevissima, poi dopo ne parliamo magari. Sei stato bravissimo, grazie. Giorgio Gallo voleva una brevissima osservazione con riferimento a quell'intervento. Cioè Hardin, quando scrive quel suo articolo, lo inizia dicendo: ci sono problemi che non hanno soluzione tecnica. Questo è il messaggio fondamentale che vuole dare. Quando lui parla di tragedia, non è tanto la conclusione drammatica, ma lui lo dice chiaramente nel senso della tragedia greca, cioè è un susseguirsi, è un processo che nessuno controlla, riesce a controllare, va necessariamente verso. In realtà lui è profondamente pessimista. La sua conclusione di tutto questo è però l'unica possibilità effettivamente è un cambiare nostro, quello che mi pare veniva detto, cioè un cambiare di comportamenti. Lui in realtà non ci crede molto, non è un caso che poi si ucciderà insieme alla moglie peraltro, il suo pessimismo è veramente radicale, perché lui in realtà quando parla del commons vuole parlare anche della popolazione umana che cresce, delle risorse che vengono consumate in questo modo senza che si riesca a controllare nulla. Però in realtà dietro c'è questo fatto, questi problemi non hanno una soluzione tecnica, possiamo illuderci delle regole eccetera, hanno solo una soluzione dentro di noi. O cambiamo noi oppure non c'è speranza. Questo era il messaggio di Hardin, e quindi in questo senso va in questa direzione che diceva lei. Grazie. Allora, accogliendo questo invito di Giorgio a cambiare dentro di noi, io ringrazio nuovamente i relatori e tutti i partecipanti per questa bellissima partecipazione e arrivederci alla prossima occasione.